Allora, Helen, sono molto contenta. È settembre, ci sono tantissime novità e iniziamo a presentare il tuo libro di esordio. La FIFA Blu, la scrittrice è Isabella Paglia, pubblicato con la Margherita ed è uscito da pochissime ore. Quindi benvenuta. Benvenuta. Grazie. E complimenti intanto da Grazie. Tutti noi. La primissima domanda è necessaria. Com'è stato il tuo rapporto con il testo? La prima volta quando l'hai letto, cosa hai pensato? Quali sono state le primissime idee che ti sono venute? Il mio primo impatto col testo è stato molto positivo, perché proprio il tipo di storia che speravo di illustrare. Il mio sogno era proprio libri per bambini, non libri in generale, libri per bambini. E questa è una storia, un racconto che parla della vita e delle paure e preoccupazioni di un bambino, diciamo vero, semplice, toccante quasi. Leo è un bambino che deve affrontare il suo primo giorno di scuola, ha tante paure e tutto il racconto è una conversazione di Leo con i suoi genitori. E quindi lui dice a loro: ma che succede se... E loro gli propongono una serie di soluzioni strampalate, buffe, che lo tranquillizzano piano piano. Quindi è un libro che aiuta il bambino che magari ha dei timori per la scuola, ma per altre cose. Sì. Ed è tenero e buffo. E invece il tuo rapporto con l'editrice, con Viviana Reverso, com'è stato? Dal primo incontro a poi i successivi momenti in cui è stato deciso, no? Ti è stato comunicato che questo progetto sarebbe diventato un libro. Il primo incontro con l'editore per me è stato la cosa più paurosa che abbia mai fatto in vita mia. Avevo un terrore tremendo. È stato molto molto carina, molto positiva. Mi ricorderò sempre le sue parole, che erano tutto perfetto, che è stato bellissimo. Dopo la prima volta che ci siamo sentiti o visti, anzi, nelle settimane prima di quell'incontro, mi sono chiesta se potevo cambiare radicalmente il mio personaggio, i miei due personaggi, il bambino Leo e la sua mamma, che l'avevo disegnato in un certo modo fino a quel momento lì. Durante il nostro anno del master stavano succedendo delle cose brutte in America. C'erano molte proteste e giustamente la gente chiedeva dei cambiamenti. E io ho voluto cambiare Leo e la sua mamma in personaggi di colore, perché mi stavo rendendo conto che mancava molto nelle editorie per bambini, manca ancora la inclusività di tutti, le persone di ogni genere, abili, disabili, bianchi, neri, tutti i tipi, devono essere rappresentati tutti, in modo che i bimbi possano crescere in mondo dove c'è spazio per tutti. E io, che avevo fatto Leo e la sua mamma italiani di origine italiana, mi volevo creare una famiglia multietnica invece. E avevo questa idea in mente. Quando ho visto finalmente Viviana, le ho chiesto: ma va tutto bene, sono contenta che ti piace, ma se li cambiasse questi due personaggi? Gli ho detto: certo, va benissimo. Allora, a quel momento lì, che era già molto in là nel nostro corso, ho dovuto cambiare tutte le tavole, tutti i disegni, perché ho cambiato questi due personaggi. E mi ha fatto molto molto piacere, mi ha fatto stare molto bene. Il momento in cui hai scoperto, e questa è una classica domanda ormai, il momento in cui hai scoperto che il libro sarebbe stato pubblicato? Che posso dire? Ero incredula, perché veramente illustrare libri per bambini è un mio sogno da sempre. E per molti anni, chissà perché, ho pensato non fosse possibile. Sapere che sì, veramente un libro illustrato da me sarebbe stato pubblicato,
sono rimasta allora senza parole, sono ancora senza parole se ci penso, che è successo. È veramente per me, sembra una cosa banale, ma per me è un sogno e sono felicissima, posso dire. Per concludere volevo chiederti cosa consigli a chi parteciperà poi al Master? E per me è stato veramente, mi ha aperto completamente gli occhi, mi ha spianato la strada, perché io sapevo che volevo fare questa cosa, ma non avevo idea da dove cominciare. E secondo me, Aisin Favola mi ha fatto capire, innanzitutto mi ha fatto capire il mestiere, la struttura del libro, la struttura dell'industria del libro, mi ha dato una mappa da seguire, oltre a molti consigli artistici e di contenuto, molte cose utili, però per me la prima cosa che mi ha chiarito l'idea di illustrazione è stata questa, insegnare il mestiere. Tante persone che hanno cominciato con me l'ho viste cambiare tantissimo il modo di, cominciando con tanto entusiasmo e tanta voglia, ma forse poca tecnica, non so se è la parola giusta, ma poca chiarezza nella testa, tirare fuori delle opere bellissime. Io sono rimasta strabiliata dai progetti dei miei compagni, ma tutti. Benissimo. Grazie tanto. Figurati, Elena, grazie a te.